Salve e congratulazioni. E grazie. Avete reso il nostro paese più forte e più ammirevole seguendo un percorso di studi che vi è costato molto. Se dovessi ricominciare tutto da capo, sceglierei di passare di nuovo la mia infanzia all'incrocio fra la 44esima strada e North Illinois Street a Indianapolis, nell'Indiana. Rinascerei in uno degli ospedali della città e sarei di nuovo il prodotto delle sue scuole pubbliche. Seguirei di nuovo lezioni di batteriologia e analisi quantitativa ai corsi estivi della Butler University. Qui avevo tutto a mia disposizione, così come avete avuto tutto a disposizione voi, il meglio e il peggio della nostra civiltà. Se proprio qui potete trovare musica, finanza, pubblica amministrazione, architettura, pittura e scultura, storia, medicina, atletica, libri, libri, libri e scienza, nonché modelli di vita e insegnanti. Gente così brillante che non ci si crede, e gente così stupida che non ci si crede. Gente così gentile che non ci si crede, e gente così cattiva che non ci si crede. Nella mia scuola, alle superiori, c'erano almeno 30 persone spiritose quanto David Letterman. Anche Letterman è cresciuto qui, in quella che la gente dello spettacolo, che ormai comprende anche i più noti fra i nostri politici e cosiddetti giornalisti, spesso chiama Fly Over Country, la parte del paese che si sorvola soltanto. Siamo a metà strada fra le telecamere di Washington e di New York e di Los Angeles. Vi prego di unirvi a me nel dire alla pancia degli aerei che ci sorvolano: andatevene a quel paese. Quello che intendo è che da queste parti c'è terreno fertile. Non parlo di mais e suini, parlo di far crescere anime e intelletti importanti. Le persone a cui ho scelto di rendere omaggio oggi, però, non sono gli americani del Midwest diventati famosi nel mondo. Le persone che ammiro da morire oggi sono quelle che hanno costruito università come questa, con auditorium come questo, con musei d'arte come quello che sta lì fuori da qualche parte, con biblioteche in ogni quartiere, e le chiese e gli ospedali, e le fabbriche e i negozi. Un'utopia. Mi rivolgo di nuovo alle celebrità televisive che ci sorvolano in aereo. E voi, babbei catodici strapagati da fare schifo, guardate che è qua giù che si vive la vita reale, è qua giù che si lavora sul serio. Alcuni di voi lasceranno i posti dove sono nati e cresciuti, ma vi prego, non vi dimenticate mai da dove venite. Io non l'ho mai fatto. Rendetevi conto di quando siete felici e sapete riconoscere quando avete abbastanza. Mio zio, Alex Vonnegut, un assicuratore che abitava al 5033 di North Pennsylvania Street, mi ha insegnato qualcosa di molto importante. Diceva che quando le cose stanno andando a gonfie vele, bisogna rendersene conto. Parlava di occasioni molto semplici, non di grandi trionfi. Bere un bicchiere di limonata all'ombra di un albero, magari. O sentire il profumo di una panetteria. O andare a pesca. O sentire la musica che esce da una sala da concerti, standosene fuori al buio. Oppure, oserei dire, l'attimo dopo un bacio. Mi diceva che era importante in quei momenti dire ad alta voce: cosa c'è di più bello di questo? Zio Alex, che è sepolto a Crown Hill insieme a mie sorelle, miei genitori, miei nonni, miei bisnonni, pensava che fosse uno spreco terribile essere felici e non rendersene conto. E io la penso come lui. Vi hanno chiamato generazione X, ma siete una generazione A, tanto quanto Adamo ed Eva. Da quanto ho letto nel libro della Genesi, Dio non donò ad Adamo ed Eva un pianeta intero. Gli donò una proprietà di dimensioni gestibili, diciamo, tanto per intenderci, 80 ettari. E io consiglio a voi, Adamo ed Eve, di proporvi come obiettivo quello di prendere una piccola parte del pianeta e metterla in ordine, rendendola sicura, sana di mente,
e onesta. C'è un sacco di pulizia da fare. C'è un sacco di ricostruzione da fare, sia a livello spirituale che materiale. E ripeto, ci sarà anche un sacco di felicità. Mi raccomando, rendetevene conto.